Con l'Italia centrale nella mossa del terremoto, geologi e addetti ai lavori si interrogano su come affrontare il problema. Questa mattina a Foggia, organizzata dalla Soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio delle province di Foggia e Bat, si è svolta una giornata di studi intitolata Restauro e terremoto, i beni culturali della Capitanata. Tanti temi affrontati, ad iniziare dalla pericolosità sismica in Capitanata. Vincenzo Del Gaudio, Università degli Studi di Bari. Abbiamo evidenze di terremoti forti che hanno colpito sia in zona Daunia, per esempio Ascoli Stratriano nel 1361, sia il Tavoliere, Foggia, Cerignola nel 1731, il nord del Tavoliere, soprattutto il più forte terremoto del 1627, e poi il Gargano con terremoti anche molto forti nel 1646, per esempio. Quindi tutta un'area che può essere interessata a forti terremoti. Al convegno anche i geologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica, Fabrizio Galadini, ci spiega come convivere con la sismicità. E per quanto riguarda la Capitanata, ci troviamo con territori ampi, territori che si trovano in zona 2 e siamo prossimi alla zona 1 dell'Appennino, quindi è chiaro che siamo in condizioni di pericolosità, ovviamente, che richiama una notevole attenzione al solito per il costruito, per le caratteristiche dell'edificato. Quali sono le zone più pericolose a livello sismico della provincia di Foggia? Ma direi soprattutto direi la parte del Gargano. Quello è chiaramente in zona 2 e c'ha evidentemente questa faglia che ormai è nota, la faglia di Mattinata, su cui però ancora secondo me mancano degli studi, diciamo, conclusivi. Ecco, mentre le faglie dell'Appennino centrale le conosciamo piuttosto bene, queste della zona da Garganica un po' meno.